A distanza di un po' di tempo, finalmente abbiamo reperito le immagini per quanto riguarda la 35esima edizione della 24 ore di atletica di Cisarano. Ormai questa è una manifestazione entrata, diciamo così, nelle corde di tutti gli appassionati. 24 ore è giunta la 35esima edizione, quest'anno si è toccato davvero il boom di iscrizioni con ben 60 squadre presenti. E pensate che ogni squadra poteva gestire nel proprio insieme 6, 7, 8, 10 elementi e così via. Ma a raccontarci la storia di queste 35 edizioni è il presidente del gruppo Atletica Cisarano, Gianfranco Gamba. Che peccato, è arrivato proprio in questo momento un temporalone che rovina però soltanto parzialmente la festa, perché i podisti sono abituati a questo e altro. Allora, 60 coppie credo che sia davvero un gran bel risultato. Sì, quest'anno abbiamo centrato il nostro obiettivo, abbiamo dopo 35 anni avuto questa realizzazione di 60 squadre, pensate che solo nell'anno 2007 ne avevamo 26, abbiamo fatto il salto di qualità, siamo orgogliosi di questo, io e tutto il mio staff. Ecco, devo dire 60 squadre, squadre che sono composte da massimo 12 atleti oppure minimo 6, pertanto insomma qui gli atleti dimostrano anche una certa preparazione. Abbiamo visto le società di tutta la nostra provincia e anche fuori provincia, questo dimostra che effettivamente avete coltivato, lavorato alla base, ma finalmente cominciano ad arrivare i risultati. Sì, i risultati vengono da lontano. Il nostro è un'equipe che da anni consolida questa organizzazione. Ripeto, io sono solo la punta, sotto e dietro di me ci sono ragazzi e amici volonterosi. Effettivamente sì, quest'anno abbiamo avuto anche delle adesioni dei ragazzi di Cremona, squadre di Brescia, e ci fa molto piacere perché organizzare una 24 ore così, siamo in pochi in Italia a farlo. Un grazie per la collaborazione all'amministrazione comunale e anche a tutti gli sponsor. Ecco, ha stretto, diciamo così, i ringraziamenti a pochi, ma come sappiamo quelli che lavorano nell'ombra sono tanti e forse il grazie più grande va proprio a loro, no? Sì, 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 lo ripeto, lo ripeterò fin quando sarò presidente. Abbiamo uno staff volonteroso, uno staff affidabile. Perché organizzare una manifestazione così, poi invito anche a fare un giretto anche lungo il percorso, un percorso cittadino, tutto, la base di tutto è qui, il centro è qui all'interno della scuola, del parco della scuola, il percorso è di 1 chilometro esatto, 1 chilometro e 10 metri esattamente, e passa attraverso il centro storico di Cisarano, tutto chiuso al traffico. Indubbiamente un percorso dove non... si presentano dei pericoli per i podisti e questo vuol dire che avete curato tutto nei particolari. Mi preme sottolineare una cosa, anche la festa che c'è intorno alla gara, perché forse soprattutto è una festa più che una gara. Sì, è un mix tra sport e festa, sì. Sì, ci sono gruppi che già a novembre, dicembre ci cercano perché vogliono essere presenti e condividere con noi questa manifestazione. L'ultima domanda è sul futuro, è vero, c'è in corso questa, portiamola a termine, dirà lei, però sicuramente a 35 anni cominciano dopo 35 anni a avere i risultati, a questo punto bisogna continuare. Sì, certo, continuare sì, l'ideale è che la stanchezza si fa anche sentire sulle spalle perché sono più di 15 anni che sono presidente, però ripeto, lo faccio con il cuore, lo faccio con l'affetto e con la volontà perché amo questo. Avremmo voluto confezionare un servizio molto più lungo ed esteso, infatti devo dire che noi siamo scesi in quel di Cisarano proprio con questa intenzione. Però ahimè il tempo, anzi il maltempo, non ci ha dato tregua e qui naturalmente arrivando e non avendo un punto di riferimento era veramente difficile andare a mettersi al sicuro per quanto riguarda le telecamere. Allora abbiamo davvero filmato lo stretto indispensabile. Ci spiace un po' soprattutto perché effettivamente noi, ripeto, volevamo seguire da vicino almeno per un paio d'ore, insomma perlomeno essere lì presenti per un paio d'ore.
e seguire le evoluzioni di tutti questi atleti. E considerando che appunto c'erano 60 squadre, le squadre erano formate minimo da 6 atleti, massimo 12, facciamo una media di 9 e fate voi il conto a Cisarano questa sera sotto questa bufera di primavera, perché qui si era ancora in primavera, effettivamente erano in circa 600 a prendersi questo acquazzone che li ha costretti, come vedete, al termine magari dei loro giri a ripararsi in qualche modo, e vi garantisco che non è stato e non era assolutamente facile. Le immagini forse ci documentano di più proprio questo problema che si è presentato agli occhi di tutti. Guardate che cosa succede passando attraverso sotto i tendalini delle tende così improvvisate. C'era qualcheduno che poi si è anche arrabbiato perché si è preso una lavata, ma credo che facesse parte del gioco. Allora, visto che il servizio naturalmente deve essere anche sportivo, oltre naturalmente ad essere e documentare il putiferio che si è scatenato in questa sera a Cisarano, ecco qua intanto altra immagine che fa capire, va a vedere come sono le condizioni dove appunto questi atleti hanno, perché qui si era alle ore 20 di sera, alle 19.30, alle ore 20, ma poi loro hanno continuato, visto che si è partiti al sabato alle 16, fino alla domenica alle 16, perché era 24 ore, anche se devo dire, da come mi è stato riferito, che poi verso le ore 21.30 il temporalone è andato in un altro luogo e dunque si è potuto portare a termine, chi è riuscito ha potuto portare a termine la prova. Ed ora, anche se a distanza di tempo, come dicevamo, sempre sulle immagini di questa acquazzone, anche se fra poco quasi magicamente mostreremo delle immagini dove l'acqua non è ancora arrivata, andiamo a valutare la classifica a squadre, dove con ben 338 giri percorsi ha vinto l'Atletica Castelrozzone, la squadra numero 1. Al secondo posto la squadra dei Fodipè con 337 giri. Terzi i podisti per caso, la squadra numero 1 con 335. Quarto il club Pantera Rosa di Carobbio con 332 giri. E qui al posto gli alpini di Gorle con la squadra numero 1. E naturalmente adesso il tempo per guardare anche che cosa è successo per quanto riguarda la classifica individuale, sempre di questa 35esima 24 ore. E qui la vittoria è andata a Simone Viola del gruppo podistico di Arcene con 17 giri compiuti, mentre in 16 giri li hanno compiuti una quindicina altri di altri atleti, in particolare Pasinetti, Narduzzi, Capponi, Crippa, Zaccaria, Mazzucchelli, Gadaleto, Calzana e poi altri atleti ancora. Bene, terminiamo qui questo servizio un po' ritroso nel tempo, ma che vi ha parlato della 24 ore di Cisarano.